che la rivelazione divina sia progressiva, questo è un fatto sicuramente evidentissimo attraverso le scritture, attraverso i secoli in cui gli uomini sono stati nel contatto con Dio, hanno cercato di spiegare Dio in base a come essi si relazionavano con Dio stesso, in quella parte che comprendevano di Dio. Pertanto, consci del fatto che Dio si è da sempre manifestato in maniera progressiva e graduale nella misura in cui gli uomini stessi, quelle civiltà del loro tempo, nella loro cultura, potevano comprenderlo e intenderlo. Non potrebbe essere diversamente, altrimenti sarebbe stata una comunicazione incomprensibile. Tanto è vero che noi stessi possiamo notare questa progressione nella rivelazione attraverso le pagine stesse dell'Antico Testamento, per poi giungere in quella che è la rivelazione per eccellenza, ovvero del Cristo. Tanto è vero che il prologo di Giovanni esordisce dicendo che nessuno ha mai veduto il Dio. In che senso? Nel senso che nessuno ha mai visto il vero volto completamente del Padre, ma hanno avuto gli uomini una conoscenza parziale di Dio. Ora dice l'unigenito figliolo che è nel seno del Padre, è lui che ce lo ha rivelato. E sarà Gesù stesso a dire: nessuno conosce il Padre se non il figliolo, colui al quale il figliolo avrà voluto rivelarlo. Quindi la rivelazione passa per mezzo dell'incontro con Cristo, della conoscenza del figliolo di Dio che ha manifestato pienamente il volto del Padre. Tanto è vero che disse a uno dei suoi discepoli: chi ha veduto me ha veduto il Padre. Non credi tu, Filippo, che io sono nel Padre e che il Padre in me? Quindi Gesù è quella immagine perfetta di Dio. Paolo la descrive come l'icona di Dio nella lettera ai Colossesi. Ebbene, nonostante questa rivelazione gloriosa nella persona di Gesù Cristo, è il Signore stesso a dire ai suoi discepoli che io ho ancora altre cose da dirvi, ma non sono per adesso alla vostra portata, ma verrà lo Spirito Santo, il Consolatore che io manderò, che è proceduto dal Padre. Ecco l'introduzione veramente nella rivelazione, nella vita trinitaria che Gesù prospetta alla sua Chiesa, che prospetta, diciamo, al popolo nuovo, ecco, che lui stesso si è acquistato con il suo sangue. Noi vediamo che attraverso l'opera dello Spirito Santo noi entriamo in quella conoscenza, sempre più approfondita di Dio, sempre più, potremmo dire, relazionale con Dio. Quindi anche nella vita del credente stesso c'è un continuo conoscere Dio, è un continuo scoprirlo, è un continuo lasciar operare il Consolatore, lo Spirito Santo, che sempre più ci illumina sulla paternità di Dio, sul carattere buono del Padre, sul suo amore grande ed incondizionato che ci è stato comunicato per mezzo del Figlio. Insomma, in un certo senso possiamo dire che tutta la vita cristiana è un continuo scoprire, e tuttavia questo continuo scoprire rimarrà sempre parziale. E l'Apostolo Paolo, che scriverà nella prima lettera ai Corinzi, nel 13° capitolo, che noi qui, quindi nel nostro percorso terreno, conosceremo solo in parte, conosciamo solo in parte, e non potrebbe essere diversamente. Ma un giorno conosceremo appieno come siamo stati pienamente, perfettamente conosciuti. E allora, davanti a questa prospettiva entusiasmante, davanti a qualche cosa che con parole umane è praticamente impossibile definire, già da oggi vogliamo elevare i nostri cuori a Dio, ringraziarlo di vero cuore di essersi fatto conoscere, di essersi compiaciuto nel rivelarci il suo figliolo, il quale ci manifesta il Padre attraverso lo Spirito Santo. Quindi, da parte nostra,
è un continuo scoprire, fin tanto che giungeremo in quella pienezza che l'Apostolo Paolo definisce quando sarà Dio tutto in tutti.